questa giornata l'abbiamo dedicata alla letteratura e a Maurizio De Giovanni, come lo sapete, un nome importante della letteratura, campione di vendite. Siamo felici perché la platea è pronta, è effervescente e questo ci riempie di orgoglio. Una giornata che abbiamo dedicato, come ho detto, al noir italiano di successo. Questo è un appuntamento che, come hai detto tu, cade quasi alla fine del nostro calendario, quindi per noi è un onore chiudere in maniera così importante, aspettando sabato naturalmente a Palazzo Bove. Abbiamo voluto dedicare questa giornata con un premio, il premio Nicodemo De Vito, e questo per noi è l'orgoglio più importante, perché abbiamo abbinato il nome di Nicodemo a un grande scrittore, a un grande evento come quello di stasera. Chiudiamo con una battuta volante. Il prefetto, parlando, ci ha detto, a una mia precisa domanda sui giovani e sulla Provocio Cerviana, ci ha detto: hanno tanto da fare, tanto stanno insegnando agli altri comuni. Il tuo parere? Lo ringraziamo per questo, per i complimenti e per la fiducia, e noi continueremo a lavorare. Questo è un evento particolare, abbiamo unito cultura e istituzioni con un filo conduttore che è la legalità, l'argomento del libro naturalmente del personaggio del commissario Ricciardi, ma riuscendo a proporre una platea così importante e un parterre così importante, abbiamo scelto una strada difficile che però puntiamo di percorrere sempre meglio.